Però è inutile se dopo aver fatto un pellegrinaggio ritorniamo a casa e ci comportiamo come se niente fosse. Ritorniamo a casa e al limite non abbiamo ancora il coraggio di guardare i nostri vicini che ci hanno fatto uno screzio. Torniamo a casa e ancora viviamo purtroppo quelle situazioni familiari che creano contrasto tra fratelli e fratelli, tra genitori e figli. A che serve essere venuti qua? Niente. E allora, guardando Padre Pio, immaginando questo regno di Dio che è in noi, che è un regno di giustizia e di pace, noi possiamo crescere e riuscire a perdonare. Ci troviamo in un luogo dove la misericordia di Dio viene elargita, perché dietro l'insegnamento di San Pio, che ha fatto della misericordia di Dio, possiamo dire, il suo percorso, la sua vita, ecco, attraverso il suo esempio anche noi possiamo avvicinarci e a lui. E a San Pio da Pietrelcina, in questa celebrazione, affidiamo veramente tutte le nostre buone intenzioni, le intenzioni delle nostre famiglie, le intenzioni dei nostri figli, dei nostri bambini, dei nostri giovani, dei nostri ammalati che abbiamo a casa. Affidiamo a lui tutta la nostra vita e la vita dei nostri cari. Amen.